se non ti senti e se non sei in grado di ovviamente capire quello che accade intorno a te nella tua giunta, non puoi continuare in questo modo. E Roberta dopo di me vi racconterà tutti gli aspetti di questa terribile vicenda chiamata Mondo di Mezzo, Mafia Capitale, chiamatela come volete. Io, guardate, mi soffermo solo su un fatto, che la vicenda romana non è una vicenda che attiene soltanto a voi, ma è una vicenda che deve scuotere tutto il territorio nazionale, perché riguarda purtroppo tutto il territorio nazionale. Io da riminese mi sento coinvolta, e mi sento coinvolta non solo per gli agganci che ci sono con le cooperative rosse della mia regione, la cara Emilia Romagna, mi sento coinvolta perché vedo che purtroppo le promesse del PD di voler ripulire questo PD romano e quindi di voler fare piazza pulita, in realtà sono solo belle promesse che poi non vengono mantenute. Basta guardare quello che ci accade intorno. Io ho in Emilia Romagna un sindaco di un comune vicino a Bologna, San Lazzaro. Questa donna, Isabella Conti, ha avuto la bella idea di mettersi contro al suo partito e di non approvare un piano operativo comunale per continuare a costruire 700 e passa alloggi nel comune di San Lazzaro, che dovevano essere ovviamente lavori fatti dalle cooperative rosse del circuito bolognese. Ebbene, lei si è messa contro a queste delibere approvate dalla giunta precedente, e per questo è stata minacciata sia dai membri del suo partito, del PD, sia dalle cooperative rosse stesse. Al contrario, abbiamo sindaci conosciuta Isabella Conti. I pochi esempi buoni che abbiamo fanno questa fine, devono addirittura subire minacce dalle cooperative rosse, con delle lettere proprio, che ci hanno fatto vedere la lettera da parte della cooperativa di turno che voleva ovviamente continuare a costruire nel comune di San Lazzaro. Dall'altra parte abbiamo, sempre in Emilia Romagna, quindi non in Calabria, a Roma o in Sicilia, un sindaco del Partito Democratico, Marcello Coffrini, di un comune piccolo così, si chiama Brescello, in provincia di Reggio Emilia, e in questo comune è capitato che ci fosse residente il fratello di un boss molto importante dell''Ndrangheta, Nicola Grande Aracri. Il fratello che risiedeva lì a Brescello si chiama Francesco Grande Aracri. Ebbene, il sindaco della città si è permesso di dire in un'intervista dei ragazzi che appunto avevano fatto questo documentario sull''Ndrangheta a Reggio Emilia, si è permesso di dire che Grande Aracri, il boss mafioso Grande Aracri, era una brava persona, era una persona educata che non faceva del male a nessuno e che non nuoceva all'equilibrio e all'economia della città di Brescello. Quindi ha dato un messaggio all''Ndrangheta: tu puoi continuare a stare nel comune di Brescello, perché questo è quello che è avvenuto. Dopo queste parole, secondo voi si è dimesso il sindaco di Brescello? No, è ancora lì, che fa il sindaco. E è notizia di oggi, di ieri, che è stata avviata come è successo qui a Roma, una commissione d'accesso da parte del prefetto per capire se ci sono i presupposti per arrivare allo scioglimento di questo comune. Però se voi dovete aspettarvi un'azione di responsabilità da parte di questi amministratori, sappiate che queste azioni purtroppo non ci sono. E allora la differenza che noi riscontriamo tra Movimento 5 Stelle, quello che volete, o anche e il Partito Democratico, purtroppo, è che quando succede a qualcuno dei nostri di finire in intercettazioni o cose del genere, si sente un Buzzi che su Fabio Pucci a Promezia ti dice no, quello è incorruttibile. Quando succedono queste cose a noi, capite bene che appena vediamo qualcosa di strano, ci sono consiglieri comunali e regionali, come hanno fatto quelli di Roma e della Regione Lazio, che si recano in procura a fare esposti, mentre invece quando capita agli esponenti degli altri partiti, purtroppo queste cose non avvengono. E questo per me è quello che ho potuto riscontrare in questi due anni di audizioni, interrogatori e continui ascolti, insomma, dei politici. Grazie Giulia.